Facciamo un salto indietro, ok? Prima i nostri amici sono stati sulle spiagge selvagge del Madagascar e poi con i fossa hanno reso felicissimi i mostri. Poi sono andati in Africa, dove hanno trovato le loro radici. Io ho cavalcato un cavallo rosa e ho fatto amicizia con gli dei del vulcano. No. Alla fine hanno... Ma dai, ma almeno fa una foto bella. Dove io, Re Julian, mi sono innamorato. Non hanno messo neanche lo spazio dove c'è la virgola lì. Tetta pelosa e testarda. Ehi, dove vai? Lontano da te, Julian. Nel frattempo i nostri amici desideravano tornare a... Solo Alex, in realtà. E alla fine ci solo Alex voleva tornare. Era rimasto un solo spettacolo prima di poter tornare alla loro vita allo zoo. Ma loro non sapevano che Dubois li aveva seguiti fino a New York. Dov'è la novità, scusami? Ehi, che succede, mostri? Mostri? Neanche mostri. Mostri? Come mostrare? Ah, l'ultimo proprio. Ci siamo. Ho sbagliato. Non me lo aspettavo, lo ammetto. Non mi aspettavo il minigioco con la musica del menu iniziale, tra l'altro. Mi dimentico sempre qual è il cocco. Follia del mango! Non mi farò battere da Mason. Devo andare più veloce possibile. Vincerò io. Oh, ho sbagliato. Follia del mango! Che palle l'input di comando. Basta con sta musica. Che palle sta musichetta. Sto sentendo pezzi di sta canzone che manco avevo mai sentito. Ah, troppi. Tan tan. Ta ta ta. Ah, guarda com'è cambiato finalmente lo scenario. Finalmente uno scenario degno di essere tale. Taradarada. Ma la gente non lo vede che sono scimmie? Ah, cocco, cocco, banana, mango, mango, gelato. No, e dai! Gelato al signore, la banana. Gelato, cocco, mango, gelato, cocco, 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 gelato, banana, mango. Questo, gelato, banana, mango, gelato, cocco, mango. Madonna, quanti punti. Dai, dai. Bravo. Stavo dicendo, vai daglielo tu l'ultimo. Quasi 10.000 punti. Secondo me il gioco non era neanche implementato per arrivare a 10.000 punti. Cioè, se sei bravo proprio ma tanto, ora si ferma a 999. Ora un numero che vi e probabilmente vi rintronerà. Signore e signori, Marty e Stefano. Per l'ultima volta, si spera. Dai, per l'ultimo spettacolo prendiamo Marty. Michael Botto, sono pronto a volare. No, sei pronto a fumare, altro che. Puff. Ma Marty è molto più lento. No, no, allora Stefano, assolutamente. Marty è molto più lento nel movimento. No, 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 no. Ma meno male che è l'ultima volta che l'ho preso. L'avessi preso tutte le altre volte.
Meno male, dai. Vedi, è più facile da maneggiare. Ah, e vedi cosa succede a prendere la roba? No, e li ho mancati tutti. Tutti li ho mancati. Ma cacchio ti ridi, pazzo malato. Oh, e dai, ma erano tutti... Brava! Perché c'è un italiano a New York? È una domanda un po' strana, in realtà. È normalissimo. Anzi, l'America è piena di italiani. 3 stelle. Non che mi aspettassi di meglio. Ne ho mancati tutti. Dai, speriamo che quello di Gloria e Melman sia un po' diverso a sto giro. Ah no, Vitali e Julian prima. Ah, ho saltato anche il dialogo, che scemo. No. A parte le pedane e l'ambientazione è tutto uguale. Sai, forza! Per la madre Russia tu tornerai in Russia. Alla fine di questo spettacolo, in container ti mandano in Russia. Certo, Giulia, in tutto quello che vuoi. Hola! Mamma mia, spero che cadi, Julian. Oh, madonna. Infatti pensavo che si sarebbe rotto. Ma che brava questa tigre! Hola! Che culo. Niente. Hola! Che culo. La gente sotto. Ma che poi? Cercano di far fare americano, russo, italiano. Vabbè, italiano, italiano. Perché mi sono distratto. Ha degli italiani che però fingono di essere altre cose. Ma proprio male. Brava! Niente. Non me ne... Neanche a me, Vitali. Hola. Ole. Molto contento. La gente sotto mi fa morire. Yeah, bravo. Molto migliore. Tende che le cose. 4 stelle. Per la prima volta abbiamo preso un punteggio di merda in questo gioco. Ora per il vostro divertimento date il benvenuto alle acrobazie sulla corda tesa di Gloria e Melman. Per l'ultima volta. E dopo la scoperta della volta scorsa che Gloria anche abbassandosi viene colpita lo stesso, Melman tutta la vita. Vai, vai Melman. Vai. Prendi palloncino. Ecco perché non ti porto mai su. Evita bastoncino. No. Sono alzato all'ultimo. Ah. Dove è andato? Cosa è successo? È intanto sotto. Brava, brava. Mamma mia, dove è andato? Quello è vero. Mortino fame. Per te solo lame. Mamma mia. Dai, su. Questa me la sono proprio presa in faccia, ma di cattiveria. 1. Dai che ce la facciamo. Olè. Oh, quest'ultimo spettacolo, che dovrebbe essere il più importante, sta andando veramente peggio di tutti gli altri. Vieni Mel, vieni Gloria. Incontriamoci a metà strada. Gloria? Eccola. Andata benissimo, devo dire. Mortino, vieni qui. Mortino, vieni qui. Porca troia, tossico. Ma neanche il tempo di essermi abbassato.
Ma guarda, neanche il Tempesto è spawnato. Ma scusami, ma cosa mi vuol dire questo gioco? Ordino, sei una seccatura, vieni giù. Olè. Non prendo neanche il tempo bonus. Oh, stavolta Julian non ha neanche detto guarda vieni giù Mortino. Vabbè dai. Dai che ce la facciamo. Oh. Ma quanto è lunga sta corda? No, non ti guarda nessuno Mortino, sei piccolo. Brava, brava. Olè. Evita tutto con maestria e grazia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dai, dai, dai. Oh. Ale, punteggio massimo? Mortino infame, per te solo salame. Un bel rimbalzo qua, un bel rimbalzo là e in un attimo avete un numero al trapezio. Sì, ecco che non riusciamo Alex mai a fare il punteggio Gia massimo. Incredibile. E Gia sia. Uno, due e trua. Ale! Vieni qua. No. Uno, due, vai. Olè. Prendilo. Bravissima Gigia. Il mio obiettivo ormai è prendere più palloncini possibili. Dai Alex, aggrappati. Ho fatto una cosa per Alex che Alex non farà per me, ovviamente. Vieni. Oh, niente, volevo prendere quei due palloncini rimasti lì. Però abbiamo fatto un sacco di punti a sto giro, eh. A sto giro abbiamo fatto un bel po' di punti, non so se sono abbastanza, ma mi sembrano 4 stelle, 12.000 punti con Alex che ne ha fatta una stella. Pubblico variegato di New York, facciamo un altro applauso a Gia e Alex. Grazie, Bella grazie. E Gloria, Marti e Stefano, Vitali e Re Giulie. Di nuovo. New York, fatemelo dire, siete stati un pubblico magnifico. E con un tendone migliore di tutti gli altri. Oh no, il culo di Melman. C'ha una pistola, ma questa è pazza. Ma, no, Morti. Mi aspettavo Mortino gli sparasse, giuro. Ti sta bene? Man, non ci... No, dai, non ci credo che il pretesto di trama per far finire il gioco è che lei si spara da sola. È stata sconfitta, il circo ha riscosso di nuovo un grande successo e i nostri amici hanno scoperto nel circo la loro vocazione. Era questa la loro vera casa. Passare da essere in gabbia a essere fenomeni da baraccone? Voglio andare a casa. Dai, basta, fai i soldi al circo. Pretesto di trama per far finire il gioco. Lancia la pistola e si spara da sola. Eccoci qui di nuovo in viaggio. Quali altre avventure ci attendono? Solo il tempo. Nessuna, perché non faranno Madagascar 4 con il circo. E buonanotte. Oh, ha rotto la quarta parete. Ma è tutto buio. Ah, ok, stavo dicendo. Siete ancora qui? Maurice, sono ancora qui! Hai detto che non li avrei ritrovati! Ma perché il re deve fare tutto da solo se vuole che sia fatto bene? Dai, spegni la luce! Andate via, è finito! Finalmente finito! Ragazzi, credetemi, con tutto il bene che vi voglio, ma questi due giochi sono stati un parto, un parto. Facevano veramente schifo. Io quando ho iniziato la saga di Madagascar 1 ho detto: beh, il primo è un capolavoro,
Lo giocherò, sarò contentissimo. Saranno contentissimi le persone che lo guarderanno. Lo spero, perché a me è piaciuto tantissimo. E ovviamente hai il 2 e il 3, li giochi. Non mi sarei mai aspettato tutto ciò. Però ragazzi, l'abbiamo conclusa. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito anche per questa serie. È stata veramente difficile completarla. Noi ci vediamo alla prossima serie. Ciao a tutti!